sembra che dopo, dopo aver sentito la voce del tecnico, sentire la voce del politico, e quindi diciamo invito l'onorevole Patrizia Doia a dare il suo contributo ringraziandola per la presenza, perché sappiamo, voglio dire, che il ruolo stesso di parlamentare europeo include tanto impegno, tante cose. Sì, no, grazie, stavo venuto ad ascoltare volentieri e continuerò ad ascoltare, perché tutte queste questioni fanno parte di dibattiti molto aperti ed è bene sentire, e spesso sentire anche magari chi tu credi la pensi diverso, così è più stimolante, diciamo, e acquisisci ulteriori elementi o ti riconfermi le tue opinioni. Vi chiedo scusa, arrivo adesso da Bruxelles, sono un po' stanca, quindi sarò molto breve, ripromettendomi con i vostri responsabili magari di intessere il dialogo che avevamo cominciato e che vorrei fosse più continuo da parte mia, ma non sono molto disponibile, anche perché il ruolo dei consumatori è importante, lasciatemi dire una cosa, Paola Testori ha spiegato molto bene tutta la vostra accuratezza, diciamo, l'attenzione dell'Europa, che davvero a volte qualcuno dice esagera, tra virgolette, lo metto perché non c'è mai da esagerare quando si tratta della sicurezza della salute delle persone o della sicurezza dei prodotti, anche sicurezza nel senso di rischio, pensate ai giocattoli, eccetera. Ma guardate, è così vero, vi faccio un altro esempio, poi torno a una precisazione invece sul punto. Io nell'altra legislatura, questa è la mia terza, quindi diciamo conosco abbastanza le cose dell'Europa e sono di quelli che stanno, insomma, dei parlamentari che lavorano, poi la gran parte dei parlamentari italiani, almeno da qualche tempo qua. Passato eravamo un po' più vero, perché io mi sono detto che il mio dovere l'ho fatto, insomma. Ero un po' più vagante, adesso sono lì, le persone fanno davvero il loro lavoro. Ma vi dicevo, nella precedente legislatura, anzi nell'altra forse ancora, abbiamo fatto un grande regolamento per la chimica. Paola Testori non citava gli aspetti della chimica legati ai prodotti alimentari. Io vi parlo, insieme alla Commissione Industria, degli aspetti, per esempio, della chimica legati agli oggetti. Quindi abbiamo fatto un grande regolamento che si chiama RICH, ogni tanto si sente dire che è registrazione, è arrestata registrazione. Ogni nostra sigla poi ha un significato, anche questo TTIP, tutte queste sigle sono la sintesi, diciamo, degli iniziali di tutta una sigla più complicata. Questo regolamento non ci riguarda la chimica. Per esempio, prevede che in Europa ogni sostanza chimica venga utilizzata anche per la parte finale, toccavo qui il legno, perché anche l'impellicciatura, come vediamo si chiama del legno, è fatta con polietilene, anche quella deve essere registrata, per cui ogni sostanza è registrata, ma non nel senso che vado a dire la uso, vado a dire chimicamente come composta, perché poi deve essere autorizzata, e c'è un dossier, un suo, come noi abbiamo il nostro dossier sanitario, quella sostanza prima che sia autorizzata, e vi devo dire che questo, e ci rassicura, perché vuol dire che ogni oggetto che ci circonda, se è stato fatto con la chimica, è stato dimostrato che al stato attuale delle conoscenze non è pericolosa. E adesso, per esempio, ci sono industrie che ci dicono un certo prodotto, penso da tante industrie, il Bresciano, un certo prodotto, non mi ricordo il nome, francamente c'è il sospetto che possa dare qualche problema respiratorio, ma ci sono anche analisi diverse. Va registrato, una cosa costa centinaia di milioni di euro, che è una cifra spropositate, che certe industrie non sono in grado, piccole, di a volte si mettono insieme, eccetera. E quindi, per dire, spesso il legislatore è a metà, perché dice, va bene, tutto questo è importantissimo, perché anche quella è salute, perché se non li mangio, se è un prodotto nocivo, ci sto vicino, mi siedo sopra quella poltrona, eccetera. Però a volte questo riduce poi le nostre imprese. Quell'impresa che può pagare quella cifra è piccola, l'ho trovato, fanno la ricerca insieme. Io sono andata a sentire la commissione, i funzionari, diciamo, agli altri direttori, come l'importantissima direttrice che è stata Paola Testori, a chiedere, purtroppo forse l'unica italiana, quelli vengono, a chiedere, non per spingere, ma per dire, c'è un po' di tempo perché loro se ritengono che hanno delle prove che non è nocivo, ma per essere certi, diciamo, che non c'è un eccesso di cautela da parte di quell'agenzia lì che si occupa di queste sostanze chimiche, che ha detto no, va tolto dal mercato perché o completano un'altra registrazione o... E loro hanno detto, giustamente, funzionari, noi stiamo alle cose scientifiche che arrivano, per adesso quella voce, qualche dubbio c'è, se ci sono dossier seriamente molto seri, valuteranno altri esperti indipendenti quali sono le due cose. E quindi, vedete, cioè, per dire, veramente siamo un'Europa che è un po' esagerata. Dove sbagliamo e dove dobbiamo cambiare moltissimo? È che
siamo altrettanto severi, perché noi diciamo di una apertura, eccetera, non imponiamo, se arriva il prodotto rivestito di cose chimiche dalla Cina, non abbiamo la stessa severità e quindi in qualche modo ci tuteliamo, ma in un mondo sempre più aperto ci tuteliamo fino a un certo punto e non aiutiamo la nostra economia. Ma per dire, a volte sono tanti elementi implicati e poi sta la correttezza del legislatore, della commissione, della dirigente, dei funzionari, di essere molto attenti a tutti questi aspetti e capire dove c'è un punto dove devi fare un po' un equilibrio, diciamo. E poi la responsabilità del politico che deve dichiararlo qual è il suo punto di equilibrio. Il giorno che io ritenessi una scelta o l'altra, come tutti, siamo sottoposti a una conoscenza. E a proposito, questa è l'altra spiegazione che volevo fare, è questa sulle lobby, eccetera. Guardate, l'immagine che veniva fuori del legislatore, cioè quello che fa le leggi, parlo del Parlamento in questo caso, non è che era molto bella, però può essere anche un po' così, perché tutti noi ci troviamo di fronte a dei dossier, degli argomenti, diciamo, quando esaminiamo un atto legislativo, spesso complicati, che hanno anche una rilevanza tecnica, e magari non siamo attrezzati, perché siamo di tutto, e c'è molto da studiare. Deputati italiani fanno leggi di tipo generale, le nostre sono anche più specifiche. E una cosa che tu scopri andando in Europa, devi studiare tanto, sentire, approfondire. Quindi, anche qui, come tutti, insomma, il mestiere c'è chi lo fa bene, anche nella vita, tutte le professioni, chi lo fa un po' meno bene. Qual è il punto? Perché sono importanti le lobby? L'Italia è una brutta parola, un po' sospetta, no? Una cosa un po' scura, una critica di persone che si mettono insieme, un'associazione, eccetera, che porta avanti delle idee. Qui un po' scura, lì è molto trasparente, fino al punto che i rappresentanti delle lobby, cioè degli interessi economici o sociali, o anche le ONG sono come delle lobby, diciamo, oggi per dire una realtà che mi piace, le organizzazioni non governative, e che cerco di aiutare dove posso, perché le costituzioni sono interlocutori che si muovono per un interesse generale, non per un interesse proprio. Ma per dirvi, fino al punto che quando noi votiamo in commissione, io ieri ho votato fino a tardi su molte cose, e stamattina ho un po' pigiato per me, signor qui, ma non può stare sempre tutte le settimane, ci sono anche rappresentanti degli interessi che assistono alle commissioni, perché le lobby sono registrate, non sono dei signori che arrivano di nascosto nel tuo ufficio, sono registrati in un albo del Parlamento e sono addirittura presenti, ma non dobbiamo niente nascondere, vero? È vero che, dopo arrivo al tema, ma mi sembra giusto dare l'impressione anche di come facciamo le leggi, perché è importante questa interlocuzione? Perché sempre le leggi europee che parte nel settore economico, innanzitutto la produzione agricola alimentare, la produzione industriale anche, noi abbiamo bisogno di sentire le voci. Le nostre leggi, quando poi il Parlamento recepisce i regolamenti che entrano subito in vigore, hanno subito un impatto sull'economia. Ed è giusto che quelli che sono chiamati in causa vengano a dire la loro opinione. No, guardate che qui ci rovinate per questo, qui non va bene così. È interessante sentire le voci, abbiamo un po' di energia. Il problema è la chiarezza del rapporto. Allora, viene una lobby, mi dice il suo problema, generalmente abbiamo che gli assistenti possono anche ricevere loro, non è così implicato in prima persona, ti mandano delle carte, io le approfitto per farmi dare tante opinioni, faccio tante domande, così capisco di più quel settore, non sono il loro pezzettino, cerco di entrare fino in fondo, poi devo decidere io, se nella telefonia voglio privilegiare i vecchi operatori ex monopolisti o i nuovi entranti, è un po' un indirizzo politico, quello devi dichiarare e lo fai. Se poi tu sei uno incapace, piccolo, eccetera, ti fai dare da loro gli emendamenti, allora sei stupido tu, la lobby è eccessiva. A me una lobby che mi porta gli emendamenti mi sta sulla porta, non entra più nel mio ufficio, mi dice le sue idee, sarò io a decidere se quello lo faccio o poco, se lo condivido, se lo condivido, perché gli emendamenti possono essere tipo o contrario, non c'è una cosa dentro, no? Allora, se condivido lo tradurrò in un emendamento. Se c'è una persona di cui mi fido posso dirmi, butti giù una proposta al massimo, ma chi ti manda i pezzi di carta già per me. Quando viene l'incontro mi dice poi le mandiamo gli emendamenti, alto là, quello è il mio compito, non è il vostro. Però questo, vedete, dipende dalla serietà, quindi non è che funziona sempre così. Funziona così laddove le cose invece di andare correttamente vanno malamente o pigramente o perché uno stupido non capisce, si lascia condizionare. Il condizionamento non è una cosa negativa, perché anche voi vi condiziona se viene uno a proporvi, fate questa bolletta, ti condiziona se tu non hai la tua libertà di scelta. Se invece ti propone, esistenza o meno, un altro discorso, tu valuti e tu decidi.
Non è che il fatto di concorrere, di collaborare, di dirvi ci condiziona. Voglio dire, i parlamentari sono persone libere nelle loro pensieri, possono avere idee diverse, sostenere. Spesso ci sono delle cose sugli aspetti sociali che io voto, un altro mio collega italiano, un'altra parte politica non le vota, voto contro perché il suo indirizzo, poi per me la dimensione sociale la metto anche, devo dire, banca monetaria. Se quell'emendamento gli altri lo bocciano è perché è una linea diversa, ci sono idee diverse, capite? Però l'importante è che uno sia consapevole di quello che fa, lo faccia con la testa e pronto a dimostrare perché ha scelto quella cosa, perché ha scelto un'altra. Questo per la chiarezza. Però che ci sia tutto questo concorso, la lobby è anche quella dei. Io per esempio, come gruppo politico, sono capogruppo della mia delegazione del Partito Democratico, oltre che essere nella mia commissione, sto facendo degli incontri con tutte le categorie su TTIP, questo accordo tra Europa e America, no? Transatlantico, per il commercio, che è ancora tutto in preparazione, eccetera, per il quale il Parlamento non deciderà, darà una raccomandazione alla Commissione che ha questo mandato negoziale, però controlleremo, cercheremo di usare fino in fondo il nostro ruolo. Io ho fatto degli incontri, ma non singoli, con tutta la delegazione. Li ho fatti con il mondo agricolo di tutte le parti, li ho fatti con il mondo produttivo, li ho fatti con gli interessi economici, li ho fatti con i sindacati. Devo farla con le ONG e con i consumatori, che convocherò la prossima settimana, li metteremo insieme, in modo che abbiamo sentito tutte le voci e tireremo un po' le conclusioni, anche se in parte le abbiamo già tirate nelle diverse commissioni. Confermo come volontà politica diffusa, non solo come dichiarazioni della commissione, delle cose che diceva Paolo Testo di Voci, noi vediamo, diciamo, positivamente l'idea di rafforzare le nostre relazioni commerciali. E chi non vuole? Se vi dicessero dobbiamo aumentare le nostre esportazioni in America o no? Voi cosa rispondete? Se è possibile, se non provoca guai, aumentiamo, è possibilità di crescita, noi siamo avvantaggiati in questo interscambio. Però abbiamo detto chiaro le clausole, io aggiungo che quella sociale, cioè non vorrei che questi accordi portassero, diciamo, a mettere in discussione l'aspetto del mio gruppo politico, e a me interessa molto anche l'aspetto della clausola sociale, cioè del mondo dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, l'aspetto della salute, dei nostri standard di salute e di sicurezza non verremo meno, è stato già dichiarato anche alla controparte, l'aspetto della cultura, dell'esclusione, diciamo, di tutta la parte culturale per non essere invasi, mettiamola così, dei prodotti solo americani, ma non bisogna che noi la teniamo alta questa cosa. Abbiamo molte perplessità sugli SDS, meccanismi di controversia, io personalmente sono anche molto molto perplessa, tra quelli molto perplessi, è tutto da discutere, vedete come possono cambiare, se devono rimanere dentro o se devono uscire, però guardate che il principio è una cosa positiva. Dobbiamo sapere che dobbiamo avere idee molto chiare, poi stare attenti a come si evolve il negoziato, perché i rischi che rientrino le cose, come ufficialmente abbiamo detto che non vogliamo, ci sono sempre, dobbiamo metterlo per fare, perché poi quando si negozia c'è un pezzo che si dà, un pezzo che si prende, ma le posizioni di partenza sono ufficiali e sono queste. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo giustamente collaborare e controllare. Adesso arrivo un pochettino invece al tema e al ruolo dei consumatori. Insomma, io penso che è molto importante però questo compito, perché dettovi che la nostra legislazione è severa, dettovi che sono principi un po' fondamentali, diciamo, dell'Unione Europea, è pur vero che occorre sempre sentire le voci che sono meno organizzate lì, perché le lobby ci sono. La voce del cittadino non riesce a organizzarsi in altrettanta, e noi dobbiamo sempre ricordare che siamo lì per il cittadino, e anche gli interessi economici importanti da regolare, da far crescere, eccetera, devono essere finalizzati per me dall'altro punto, insomma. Quindi parliamo spesso del cittadino come consumatore, perché i diritti dei consumatori sono un altro pilastro della nostra legislazione. Però, cioè, la parola consumatore è in qualche modo un po' riduttiva rispetto, è più valore giuridico. Ieri abbiamo parlato dei diritti dei consumatori con il commissario che si occupa del digitale, tutta la crescita, diciamo, non solo del mercato digitale, ma in tutta la digitalizzazione della nostra società e della nostra economia. Però guardate, io sottolineo un'altra cosa che qui è molto sentita in questo vostro modo di essere anche associazione dei consumatori, l'aspetto della cittadinanza che partecipa, attiva, partecipativa. Guardate che importante, non è solo il discorso del consumatore che difende i suoi diritti e che porta la sua voce di lobby, anche di influenza, di rappresentanza dei suoi interessi, cioè dice al legislatore, alla commissione, guarda che tu legiferi per me, sono io il cittadino europeo che ti ha mandato qui, che vuole questa istituzione. Alla base dell'Unione Europea c'è un mercato, cioè sono i cittadini dell'Unione Europea. Poi realizzano anche un mercato, eccetera, ma sono produttori e consumatori e commercio, non fanno tutte le attività, però sono cittadini. Quindi troviamo questo concetto di cittadinanza che è alla base anche della mobilitazione dei consumatori e della difesa dei consumatori.
Cittadinanza vuol dire partecipare a questi processi, partecipare al processo complessivo dell'Unione Europea, che è un processo politico prima di tutto, perché è un'istituzione senza la politica intesa come la traduzione, diciamo, di un impegno per la realizzazione di qualcosa di comune, non oso dire un impegno comune, diciamo di qualcosa di comune, è fondamentale per presiedere a tutte queste attività. Quindi valorizzare questo aspetto vuol dire cogliere anche tutte le altre responsabilità che il cittadino nella veste di consumatore ha. Quindi noi siamo qui come cittadini a difendere i nostri diritti, a essere molto chiari, anche molto severi con le istituzioni, a partire da quella europea che spesso è lontana, poco conosciuta, rischia di andare per una deriva più tecnicista, tutte le cose che sappiamo, ma la presenza di questa rappresentanza che si fa sentire come voce, che vuole dire la sua, che vuole essere presente, che rivendica degli spazi, anche se non ha magari tante forze, beh, e guardate che però la Commissione aiuta economicamente queste ONG, queste organizzazioni, sono pochi fondi, sono quelli più bravi a prendere, ma imparate anche voi, diciamo, a fare questi progetti e entrare in questa logica. Però tenete presente proprio questo aspetto, lo dico anche in relazione a tutta la problematica che oggi avete affrontato, vi farò dare le relazioni anche sotto un profilo etico, eccetera, legate a Expo. Vi ha parlato di sicurezza delle produzioni alimentari, del cibo, eccetera. Qui stiamo parlando del fatto che vogliamo mangiare un cibo sicuro, vogliamo coltivare un cibo sicuro, commerciare un cibo sicuro, eccetera. Però dietro questo discorso del cibo, Expo, se mantiene alti i suoi contenuti, se non diventa solo una grande, bella e divertente fiera dell'alimentazione, se mantiene i suoi contenuti, nasce anche per dire che l'Italia ha vinto, diciamo, questa gara che altri volevano fare, perché ha portato anche un grande tema, che è quello del cibo. E il cibo oggi non solo deve essere sicuro, ma deve esserci, e purtroppo nel mondo non c'è abbastanza. Io sono anche nella Commissione di Sviluppo delle Cooperazione Internazionale, stiamo già preparando gli obiettivi del post millennio per dire a questo mondo quali sono le cose, le piaghe più grandi, le ferite più grosse che ha. La prima è quella per la prima, è difficile fare una graduatoria tra le cose che mancano così gravi, ma quella del cibo è fondamentale. Quanta gente oggi non ha cibo e muore di fame? Papa ha fatto un bellissimo messaggio di inaugurazione, cioè ha detto: non parlatene così di quel che voi fate, pensate alle facce delle donne, dei uomini, dei bambini, le persone. Ma poi c'è un fenomeno della fame nascosta che noi stiamo cercando di tirare fuori a livello europeo. Non è la fame evidente di chi muore, ma è proprio la fame, si chiama fame nascosta come definizione che danno gli esperti, che è un altro aspetto molto grande. Parallelamente ci sono quelli che hanno troppo cibo e lo spreco e così via. Allora, l'Expo deve essere una riflessione su questi temi, le risposte scientifiche, i ricercatori sono tutti mobilitati, Paolo, eccessivamente, con tutti i paper per assicurarsi le ricerche del futuro, io questo lo vorrei contenere, purtroppo anche a livello dell'Unione Europea, però adesso vediamo quali ricerche occorrono a loro, quali ricerche occorrono perché ci sia abbastanza cibo, e l'OGM rimane lì, come tema di ricerca almeno, capiamo se le preoccupazioni che ci sono, che io sono preoccupata con il principio della precauzione, tenderei a volere la prova che non è nel cibo, non aspettare il contrario. Però bisogna andare avanti in questa ricerca, di queste tecnologie, prima di applicarle, e l'Europa per ora va avanti con il principio di precauzione, e tutto quello che serve per ricercare, e poi tutto quello che serve per fare cooperazione sul cibo, che vuol dire sull'acqua, sulla terra, sull'energia. Io sto cercando le altre sul tema delle entrambi per la terra, per l'accaparamento delle terre, che voglio che sia messo in evidenza, c'è molta cautela perché riguarda anche molte multinazionali, non è solo la Cina o i paesi del Golfo che accaparano pezzi di terra, se mi dà chiunque una mano per far vedere che c'è, si sta cominciando ad affermare. Quindi tutto questo, allora perché dico questo? Perché se andrete a Expo, firmerete questa carta di Milano, non è solo una firma come tanti appelli che facciamo, tante cose, ma vuol dire che c'è una responsabilità di ciascuno, della politica prima di tutto, internazionali, dell'Europa, degli stati, del mondo imprenditoriale, ma anche dei singoli cittadini, oltre che delle associazioni, per dire dentro questa riflessione sul cibo che io voglio strasicuro per me in Europa, lo voglio strasicuro, per questo pretendo con gli americani che se vogliono commerciare con me rispettino questi miei punti avanzati dove sono, che voglio in abbondanza, forse è sbagliato, ma che voglio anche in misura sufficiente. Devo ricordarmi che però altrove non è così, e quindi come facciamo questa agricoltura più intensiva, però anche più sostenibile, che è l'altro concetto, so che l'avete parlato stamattina, che accompagna tutte le riflessioni. E quindi dico proprio a voi, mentre vigilate giustamente sui diritti
dei cittadini in veste di consumatori, sviluppiamo anche questo aspetto dei doveri, che ha di più chi ha preso una responsabilità pubblica ed è lì per quello, ma che abbiamo un po' tutti, perché senza questa alleanza, diciamo, tra istituzioni e cittadinanza vera, attiva, partecipe e così via, quegli obiettivi che diciamo anche di Expo, difficilmente non riusciremo a realizzarli, e sono quelli, un mondo anche più giusto, ma io dico anche più sicuro, perché un mondo dove c'è più giustizia c'è anche più sicurezza per tutti noi. La sicurezza non la ricerchiamo solo con le armi, bloccando le barche, pensando di far chissà che cosa, la sicurezza la riceviamo se il mondo un po' si sviluppa in modo più equo.